Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. In questo nuovo tutorial ti spiego come risolvere i problemi di crash riguardo alla nuova stagione di Fortnite. Oggi ovviamente faremo ogni singolo passaggio, faremo ogni singola cosa per risolvere il problema al crash. E ovviamente quando vai ad aprire Fortnite cerca di non aprirlo su desktop, cerca di aprirlo direttamente sul launcher di Epic Games, perché una volta aperto, ovviamente se ti esce una schedina tipo errore, crash report e cose così, è probabile che ci sono alcuni driver obsoleti che vanno aggiornati, e ovviamente Fortnite va anche eseguito come amministratore e vanno anche fatte alcune modifiche nella sua cartella. Quindi se andiamo un attimo nella libreria di Epic Games e andiamo sui tre puntini di Fortnite, vai direttamente su gestisci, vai nella sua cartella e ovviamente vai su Fortnite Game Binaries Win64, e ovviamente se hai problemi riguardo all'Easy Anti-Cheat clicca nella cartella Easy Anti-Cheat trattino basso camo, e ovviamente clicchi qua sopra e cerca di disinstallare questo Easy Anti-Cheat, installa l'Easy Anti-Cheat e poi fai la riparazione. Una volta riparato fai finisci, e poi se esegui questo Easy Anti-Cheat nella sua cartella, quest'altro qua, ovviamente Fortnite si aprirà automaticamente senza nessun problema di crash. Se non dovesse funzionare con questo metodo, passiamo direttamente alla schedina esegui, che puoi aprirla anche con tasto start sulla tastiera più R. Vai a scrivere % local updata %, vai all'interno della cartella e cominci a cancellare la cartella di Fortnite Game. Ed eccola qua, cancella la cartella di Fortnite Game e cancella anche la cartella di Epic Games e Epic Games Launcher. Però prima di cancellare queste due cartelle ti consiglio di chiudere Epic Games. Cancelli questa cartella e cancelli pure quest'altra. E se hai anche la cartella Real Engine Editor, elimina pure quella, ok? Poi una volta fatto cerca di... vai sempre nella cartella di Fortnite ed eccoli qua le quattro applicazioni, più il Fortnite Client, Win64 Shipping. Ovviamente molti hanno problemi con questi errori, ovviamente ci ho fatto anche dei tutorial riguardo all'errore del Fortnite Client Win64 Shipping, e ad alcuni ha funzionato, ad altri invece no, perché ci sono altri ostacoli che impediscono all'apertura di Fortnite. Se tu vai tasto destro sopra su Fortnite Client, mostra altre opzioni, proprietà, vai sulla compatibilità e cerca di aprire questo programma come compatibilità Windows 8, Windows 7 o Windows Vista, e prova a vedere se si avvia, se no la togli questa spunta. Poi esegui questo programma come amministratore e disabilita ottimizzazioni schermo intero, e lo fai con tutti gli utenti, ed eccolo qua, e fai applica. Una volta fatto tutto questo, non ci resta che andare direttamente a fare delle modifiche nella cartella di Epic Games. Quindi io adesso vado direttamente alla cartella di Epic Games e faccio apri percorso file. Ed eccolo qua. Epic Games Launch, apri percorso file. Ed eccola qua la cartella di Epic Games. Ovviamente non solo ha problemi Fortnite, ma può avere anche problemi Epic Games. Quindi tasto destro su Epic Games, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, fai la stessa cosa che ho mostrato prima su Fortnite, esegui il programma in modalità compatibilità per Windows 8, Windows 7 ed altri Windows, e prova a vedere se si avvia. Disabilita ottimizzazioni schermo intero, esegui questo programma come amministratore e lo fai per tutti gli utenti. Se in questo caso ti esce pure che non hai il permesso, tipo l'errore, proprio ieri ho fatto impossibile accedere al dispositivo perché non disponi le autorizzazioni. Ovviamente esce su Fortnite ed esce anche su Epic Games. Se vai sulla sicurezza, qui ci sono tutti gli utenti e i gruppi amministrativi del PC. Io per esempio, questo sono io, utenti, e vado a fare modifica. Controllo completo dell'applicazione. Chi è che può controllare l'applicazione? Sono io, l'utente. Ed eccolo qua, consente a tutti. Lo fai a tutti i pacchetti e applicazioni con restrizioni. Questi qua li lasci perdere. Devi solamente mettere su controllo completo, consenti, e fai applica e fai ok. Ti consiglio di guardare quella guida su come risolvere questo problema riguardo che non hai il permesso per accedere al dispositivo e non disponi le autorizzazioni necessarie.
E in alto a destra c'è anche una guida su come essere amministratore, proprio avere il controllo completo del tuo PC. Ok? Chiudiamo qua. E quello che ci resta da fare ora è aggiornare tutti i driver. Ovviamente c'è la cartella Visual C Runtime della versione novembre 2023 come pacchetto WinRAR, il pacchetto zip, che per estrarre questo pacchetto serve il programma WinRAR. Fai extract to Visual. Questa è la cartella di Visual C Runtime. Ovviamente io ti sto cercando di fare più metodi per aiutarti a risolvere questo problema, quindi ti consiglio di continuare a guardare la guida. Questa è la cartella ed eccoli qua, tutti i driver che bisogna installarli sul PC. Installiamo tutti i driver. Il link lo troverai in descrizione. Se hai problemi con il link, entra nel server Discord, scrivi direttamente a me in privato e mi dici quale pacchetto ti serve. Installiamo tutti i pacchetti. Sta installando pure il pacchetto del 2015 e 2022. Ok, una volta fatto tu puoi anche cancellare questa cartella perché poi non ti servirà più. La cancelli pure il pacchetto RAR. Io ovviamente lo metto qua perché potrebbe servirmi. Una volta fatto andiamo nella cartella di Epic Games. Quando vai a cancellare la cartella di Epic Games in Updata, ovviamente hai cancellato le cache, tutte quelle cose salvate sull'applicazione, però non ti preoccupare, non è che ha cancellato l'account. Io posso direttamente accedere al mio account attraverso Google. Mi chiederà anche di inserire il codice di sicurezza sull'applicazione Authenticator, un'applicazione che troverai anche su Play Store. Authenticator, l'applicazione si chiama, e ovviamente ogni 60 secondi si resetta così un codice. Quindi vado sulla mia applicazione Authenticator e metto il codice. Una volta messo il codice, faccio continua. Ed eccolo qua. Quindi ripeto, per inserire il codice, l'applicazione Authenticator su Play Store e accedi al tuo account Google, che è collegato anche a Epic Games. Vado nella mia libreria. Fortnite, gestisci. E vado anche a fare la verifica. Tu puoi fare direttamente la verifica se hai altri problemi, se non dovesse funzionare con quegli altri metodi. E poi su opzioni di lancio vai a scrivere trattino DX11. Se in questo caso non si apre tipo in DirectX 12, però crasha, prova ad avviarlo in DirectX 11 oppure in DirectX 10 oppure 9. Io lo apro come DirectX 11. Una volta fatto, non ci resta che avviare Fortnite. Quindi eliminando anche le cartelle di Epic Games Launcher, è come se tu giocassi per la prima volta a Fortnite sul tuo PC, però il tuo account rimarrà sempre quello. Ok, abbiamo solamente cancellato varie cache che si sono accumulate nel tempo. Quindi rifarà di nuovo un piccolo aggiornamento e risolverà così i suoi problemi. Trovare impostazioni migliori, ovviamente si ripristineranno tutte le impostazioni. Quindi facciamo tipo rifiuta.
Quindi Fortnite è andato per altri problemi. Commentate se avete altri errori che avete riscontrato. Commentate. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.